Un saluto a voi tutti e bentrovati con la consueta informazione di Termoli TV. Giunge una novità dall'azienda sanitaria del Basso Molise, gli assenteisti a casa per un altro mese e senza stipendio. Elisabeth Fernandez. Dovrebbero restare a casa un mese in più del previsto i 30 dipendenti dell'ASREM che sono stati accusati a vario titolo di truffa e assenteismo ai danni dell'azienda sanitaria. Oltre a 2 mesi di sospensione dal lavoro, come dettato dai giudici a seguito del blitz effettuato dai NAS coordinati dal comandante Antonio Forciniti, i dipendenti dovrebbero restare a casa un altro mese. La decisione arriva dall'azienda stessa, l'ufficialità non è ancora stata resa nota, ma secondo indiscrezioni, i dipendenti sospesi avrebbero ricevuto direttamente a casa una lettera dal direttore sanitario Filippo Vitale a seguito di una commissione interna in cui si esplicita la disposizione di far restare a casa per un altro mese i diretti interessati. La stessa commissione interna avrebbe deciso di chiamare a colloquio i restanti dipendenti indagati, non sospesi, per avere con loro un confronto e decidere se sia il caso di prendere provvedimenti o meno. L'inchiesta condotta dal NAS di Campobasso aveva portato a galla le diverse irregolarità che venivano effettuate da medici e infermieri sia del SERT che dal poliambulatorio. Questi, infatti, grazie alle telecamere, sono stati beccati a timbrare il proprio badge e quello di altri, per poi spesso abbandonare il proprio posto di lavoro per fare altro. La nuova sospensione attuata dall'azienda sanitaria locale dovrebbe essere analoga a quella dei giudici di Campobasso. Una nuova perturbazione sta interessando tutto il centro-sud, il suo nome è Minerva, il nuovo vortice arriverà domani al centro-sud con allerta maltempo sull'Abruzzo e sul Molise. Tra mercoledì e giovedì ci saranno gli ultimi temporali, ma il tempo andrà migliorando. La tregua sarà comunque breve perché una nuova perturbazione si abbatterà il fine settimana con piogge e nevicate. A fine mese è atteso l'arrivo di aria fredda dal mare del nord, con piogge e nevicate a quote basse al nord. È stato trasferito all'ospedale Riuniti di Foggia il 37enne molisano che la scorsa settimana è stato coinvolto in un tremendo incidente stradale a Torremaggiore. Le sue condizioni sono gravi, si teme la paralisi. Anna De Gregorio. Il giovane residente a Rotello stava percorrendo l'arteria a poca distanza dal centro di Torre Maggiore, quando in un attimo si sarebbe verificato il terribile impatto con un'altra vettura. Le sue condizioni in un primo momento non sembravano gravi, ma col passare dei minuti la situazione si è fatta difficile. Dall'ospedale d'Avanzi di Foggia, il 37enne è stato trasferito d'urgenza a Riuniti, sempre della città pugliese. Continua il via vai di amici e parenti per portare sostegno e trasmettere affetto al giovane, con la speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Il 37enne molisano, che lavora a Termoli come autista di bus ed è apprezzato e stimato da tutti, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma la sua preoccupazione più grande è causata dallo schiacciamento toracico e dalle lesioni alla colonna vertebrale. Dopo l'annuncio dai vertici della Fiat della cassa integrazione dal 10 al 15 dicembre, si rincorrono voci sempre più attendibili di un prolungamento dello stop forzato che dal 15 dicembre arriverà fino all'inizio del mese di gennaio. Sentiamo. Nuovo stop forzato ai dipendenti Fiat. I vertici dell'azienda avevano annunciato la chiusura dell'intero stabilimento dal 10 al 15 dicembre. Tutti i lavoratori, dunque, sia del settore cambi che di quello motori, dovranno fermarsi. Ma ora la notizia che si sta rincorrendo sempre di più è il prolungamento della cassa integrazione. Infatti, voci sempre più attendibili darebbero per certo l'arrivo di un nuovo periodo di fermo. Pare infatti che lo stabilimento Fiat vivrà un intenso periodo di cassa integrazione che, a partire da quello già annunciato, si prolungherà per tutto il mese di dicembre fino all'inizio di gennaio. Cresce dunque la preoccupazione degli oltre 2.000 lavoratori costretti a restare a casa, una situazione questa che angoscia sindacati e lavoratori stessi. Il comune di Guglionesi ha aderito sottoscrivendolo al documento con cui l'associazione Comuni Virtuosi Italia Nostra e Adiconsum si rivolgono al mondo della produzione e della distribuzione per sollecitare 10 azioni verso una società del riciclo. Questa iniziativa partecipa alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Da alcuni giorni sul sito del comune di Guglionesi è stato pubblicato un bannerino che consente di poter sottoscrivere il documento. Ed oggi alle 16:30 in corso Umberto I sarà inaugurata la sede del Comitato di Partecipazione Democratica per le primarie. Alle consultazioni del centro-sinistra in programma il 25 di novembre, il gruppo politico sostiene Pierluigi Bersani.
Ed ora lo sport e il calcio. La partita Fidene-Termoli ha visto la squadra giallorossa andare in trasferta a Guidonia. Il match si è giocato in campo neutro per via dell'indisponibilità del Salaria Sport Village. È al secondo tempo che la partita si è fatta più carica di emozioni con il gol di Bartolini che ha portato il Termoli in vantaggio. A 10 minuti dal primo gol arriva il secondo con Moretti. Il match si è fatto ancora più intenso con il rigore realizzato da Dominici dopo un fallo su De Marco. Ma a 3 minuti dalla fine arriva proprio il pareggio del Fidene con l'autogol di Bonanno. 2-2 il risultato finale. Bene, questa era l'ultima informazione per voi. Vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione potete scriverci all'indirizzo in sovraimpressione a redazione@termoli.tv. Grazie, come sempre, per la cortesia e attenzione. Arrivederci.